da Palazzo Mezzabarba a Strasburgo per conoscere meglio il Parlamento europeo. È questo lo spirito che ha accompagnato 24 studenti degli istituti superiori di Pavia e che si è concluso lo scorso 17 giugno. In tre giorni i ragazzi, accompagnati dal sindaco Alessandro Cattaneo e dagli assessori Rodolfo Faldini e Marco Galandra, hanno potuto visitare, tra le altre cose, la sede del Parlamento europeo e capire meglio come funziona la massima realtà politica continentale, grazie anche alla guida dell'europarlamentare Lara Comi, che ha dimostrato grande disponibilità nei confronti della delegazione pavese. Questo è solo il primo di una serie di viaggi che il Comune di Pavia intende organizzare con le scuole cittadine per permettere agli studenti di avvicinarsi ulteriormente alle istituzioni, viverle e sentirle così meno distanti da loro. Qual è la parte del viaggio che ti è piaciuta di più e che hai trovato più interessante? Ho trovato più interessante l'incontro al Parlamento europeo e anche comunque soprattutto le lingue, comunque gesticolarmi con le lingue e anche comunque il rapporto che abbiamo instaurato con il sindaco, con gli assessori. È anche stato importante anche quello, secondo me, perché sono stati, diciamo, buttati giù molti pregiudizi nei confronti comunque delle autorità e del sindaco, che magari è una persona un po' lontana dai cittadini, invece assolutamente non è vero, è una persona socievole. E comunque nel complesso è stato un viaggio da rifare, secondo me, un'esperienza da rifare. Il tuo commento sul viaggio, com'è andato? Il viaggio è andato benissimo, è stata un'esperienza interessantissima. Abbiamo capito molte cose appunto su come funziona tutto il Parlamento europeo, tutta la politica. Abbiamo conosciuto appunto meglio il sindaco e ci siamo divertiti molto. Non sapevamo che le cose funzionassero così, quindi secondo me dovrebbero farlo molti ragazzi, dovrebbero imparare appunto come funziona lì in Parlamento. Rodolfo Faldini, di ritorno da questo viaggio studio, com'è andata? Beh, con i giovani va sempre bene, è sempre occasione di arricchimento, di entusiasmo, di stimoli e soprattutto in questa occasione di conoscenza di un'istituzione che è tanto lontana. Abbiamo fatto 7 ore di viaggio, quello di ritorno è stato ancora più faticoso, però come vi dicevo è stata un'esperienza che ci ha arricchito tutti e soprattutto i ragazzi. Noi come assessorato all'istruzione abbiamo voluto potenziare quest'anno i percorsi di educazione alla cittadinanza attiva e quindi anche questo viaggio al Parlamento europeo si inserisce in questo contesto. Non è stata occasione ed esperienza arricchente solo per i ragazzi, ma anche per il sindaco, per il collega Galandra e anche per me, il poter visitare un luogo come il Parlamento europeo, che ha le sue funzionalità, ha le sue commissioni, ha le sue funzioni, ha il suo palazzo interessante, bello, popolato ed insomma lì c'è l'Europa e siamo riusciti a coinvolgere le scolaresche, i rappresentanti di tutte le scuole superiori della città. Sappiamo un po' per i commenti che abbiamo ricavato e raccolto anche durante il viaggio di ritorno che si è fatta una cosa molto positiva e pertanto la ripeteremo anche in futuro. Abbiamo un contatto, l'onorevole Lara Comi al Parlamento europeo, che è disponibilissima ad accettare e a ricevere altre scolaresche. Vedremo se nel corso dell'anno 2010 o del prossimo anno scolastico vi sarà nuovamente la possibilità di ripetere questa esperienza. Io sono molto soddisfatto e sicuramente, se vi sarà posto, farò anch'io parte della prossima comitiva. Assessore Marco Galandra, da Palazzo Mezzabarba a Strasburgo, com'è andato questo viaggio? Ma è un viaggio che è andato molto bene, è un viaggio molto interessante, soprattutto per i ragazzi, io credo, che sono stati messi a contatto con una realtà importante nella politica non solo italiana, ma europea, e hanno anche potuto rendersi conto in parte almeno di come funzionano queste istituzioni internazionali che ormai sono il fondamento anche della nostra vita politica italiana. È un viaggio che va ripetuto sicuramente, direi che è stata un'ottima idea da parte del sindaco organizzarlo, proprio perché il coinvolgimento dei giovani è essenziale. I giovani sono il nostro futuro e se non li mettiamo abbastanza presto e spesso a contatto con le istituzioni
con istituzioni veramente importanti, italiane e europee, non possiamo poi aspettarci che come cittadini responsabili poi si comportino e capiscono soprattutto l'importanza delle istituzioni stesse. Alessandro Cattaneo, di ritorno dal viaggio a Strasburgo, un commento. Sicuramente tre giorni importanti. Lo scopo di questa iniziativa era avvicinare i giovani alle istituzioni. Siamo andati a Strasburgo perché siamo stati ospitati dall'onorevole Laracomi. Credo che sia stato bello per i ragazzi vedere da vicino, dall'interno, una seduta, vedere il Parlamento europeo, essere guidati per capire come funziona un luogo da cui arrivano il 70% ormai delle leggi che anche noi in Italia ogni giorno poi dobbiamo rispettare. Lo scopo era proprio questo, vincere un po' quella scarsa consapevolezza che si dice esserci nei giovani, scarso interesse verso questi temi, le amministrazioni, le istituzioni. Credo che insomma aver vissuto tre giorni con la guida del sindaco della propria città e poi aver incontrato tanti europarlamentari là in loco, aver visto come funziona, sia stato per loro davvero un'esperienza unica, così ci sembravano molto soddisfatti alla fine, quindi di questo siamo anche noi estremamente contenti. Inoltre appunto questo rapporto molto diretto che si è creato tra tutti noi credo sia stato un altro elemento sicuramente che rimarrà a tutti, un'esperienza quindi che riproporremo, un'esperienza che ci porterà credo anche perché no al Parlamento italiano. L'impegno mio personale, ci tengo davvero tanto, è quello realmente di avvicinare i giovani e fargli capire quanto sia importante che si possano spendere per dei valori, per gli ideali, per dei principi, per una causa importante, quale quella di governare e amministrare le proprie piccole e grandi comunità. Questo è importante, credo che l'abbiano capito anche stando a contatto un po' con un giovane sindaco e conoscendo una giovane europarlamentare come Laracomi. Una bella esperienza, la ripeteremo.